Abbiamo cominciato questo progetto del Fattore Campo l'anno scorso e siamo veramente felici che il Cosenza, tramite i propri tifosi, a cui va sicuramente il più grande applauso, poter essere qui e inaugurare il parco giochi. Come diceva l'assessore, l'inclusività è parte del nostro DNA. Fattore Campo ha come obiettivo, come diceva Lucia, ha come obiettivo quello di lasciare un segno nelle città della serie BKT, e noi come Avassa, siamo Avass Play, siamo molto orgogliosi di accompagnare BKT in questo percorso che non finirà oggi, continuerà nei prossimi anni, ci auguriamo, e oggi possiamo ribadire, se fosse necessario, che ogni tipo di barriera è limitante nello sport, nel lavoro, nel sociale, ma soprattutto nella vita. Questo premio che i tifosi del Cosenza si sono meritati, perché sa bene, stima tanto la tifoseria del Cosenza, che rappresenta un qualcosa in più all'interno proprio dell'intero campionato di Serie B. Si è parlato di concorsi, di classifiche a riguardo di questa iniziativa. Ecco, per noi queste sono le vittorie e i successi più belli, anche più di quelli che cerchiamo di raggiungere in campo. Ho il privilegio di partecipare a questa inaugurazione, ma ho partecipato anche alla prima inaugurazione che c'è a Cosenza, perciò il fatto che mi abbiate chiamato ancora per me è grande motivo di orgoglio. Come ho scritto, quando serve noi ci siamo. Volevo dire, Gigi, che poi noi rappresentiamo un po' anche quelli, i ragazzi che non ci sono. Ecco. Infatti ho detto noi, inteso tutto quel gruppo. Io non mi piace la parola inclusivo, perché dovrebbe essere parco giochi e basta, dovrebbe essere naturale che sia per tutti. Dovrebbe essere naturale, ovviamente. Non ci devono essere distinzioni. Tutti sono bambini, tutti fortunati ad avere la possibilità di usufruire di un parco. Quindi perciò capisco che l'iniziativa è favolosa, però vorrei che un domani ci fosse tolta la parola inclusivo, perché siamo parte tutti di una grande comunità e non ci sono inclusi ed esclusi. Io direi che sono progetti bellissimi, questi progetti andrebbero nel tempo continuati a fare. Io spero domani, tra un anno, tra 10 anni, quando ritorno qui, che la bellezza che vediamo oggi in questo giardino ci sia anche tra 10 anni. Non vorrei che sia lasciato e buttato lì. Grazie a tutti e grazie dell'invito veramente a tutti, a BKT e a tutti di presenza. Grazie mille. Grazie. Assessore. Perfetto. Ok. Un applauso. No, allora voglio dire una cosa pure io sul parco, siamo veramente molto felici. Ogni volta quando noi abbiamo iniziato a fare il primo parco inclusivo, non credevamo nemmeno che quel sogno si potesse dei bambini con disabilità, e pensiamo a tutte quelle che sono le esigenze delle persone con disabilità, perché non deve restare dietro nessuno. Le persone con disabilità, a partire dai bambini, vogliono una sola cosa: vedere riconosciuti i propri diritti. E qui è la prova che siamo su una buona strada. Grazie. E se Cosentino sei, quando ti chiedono cosa cerchi esattamente in una donna, affinché possa serenamente aspirare a intraprendere un percorso di vita comune con te, tu dici, con energica gentilezza. Dietro. Sì. Andiamo dietro. Oddio, per questa no. Bella questa iniziativa, comunque bella, bella, bellissima, io non l'avevo ancora visto finora, quindi una sorpresa positiva, una bellissima iniziativa, devo dire davvero, sì. Poi c'è tanta bella gente, la giornata per fortuna si mantiene calda, perciò sarà una bellissima iniziativa. Speriamo bene, tutti quanti in appello, vabbè, me l'appello questo da lunedì.
ancora. Speriamo bene. Ormai ci siamo, quindi c'è poco da fare appelli, è il momento, gli appelli sono già stati fatti in passato, quindi basta, ne avanzano quelli. Oggi c'è tempo di, è tempo di combattere da lupi. Una bella iniziativa, un parco sostenibile qua. Molto bello, sono idee molto importanti, interessanti. Speriamo questi progetti si possano portare avanti in tanti posti e in tanti luoghi.